spigola, spigola, hoppla! Ehi, spigola, spigola, hoppla! Per piacere, la vuoi piantare, Sed? Allora, scansa fatiche, basta gingillarsi, queste scuderie devono brillare! Sì, sì signore, sì! Scusi tanto, signor Cavallo, le spiacerebbe spostarsi di qualche passo? Oh. Vuoi una mano, Laverne? Metti giù quel cavallo e datti da fare! Sì, capitano. Sospettavo che Eris ci considerasse animali, ma non muli da soma. Già, sai, non vedo l'ora che il cuore d'oro Lazar rientri dall'Argentina. Signores e signoritas, si appresta ora a scegliere in campo una concorrente straniera. Linda Lazar con il suo splendido ciao-ciao. Non ti piacerebbe saltare così, Finnegan? Complimenti, ma la prossima volta meno slancio e distendi un po' di più le pinne. La vincitora della competizione è Linda Lazar sul charger. Hurra! Oh, te la sei cavata benissimo, Linda. Vabbè, anche tu ti sei fatto molto onore. Ora pensiamo a tornare a casa, zio. Mi aspettano le eliminatorie per le Olimpiadi. Bene, partiremo domattina. Mañana por la mañana devo sbrigarmi se intendo realizzare il mio piano. Nessun ombre sospetterà che all'interno di uno zoccolo di cavallo ci stanno le famose gemme stelle del nord. Una volta arrivados nello Stados Unidos non ci resterà che recuperarle, saremo ricchi più di Paperon de Paperoni. Bravissimo, Champ, continua così. Calma, bello. So che non apprezzi il lavaggio, ma i cavalli dell'Accademia devono essere tirati a lucido per l'ispezione. Quando avrò finito con te, potrai fare la pubblicità a un dentifricio. È anche vero che a caval Donato non si guarda in bocca. Ma tu non ti chiami Donato, vero? Pues amigos, prendiamo sto cavallo! Yeah, yeah! Abbiamo visite, Champ. Ma non mi sembrano amici. Corri più veloce del vento, li faremo schiattare! Yeah! Carica! Per mille quadrupedi azzoppati, quei tifatti a cavallo inseguono la piccola Linda! Yahoo! Inshallah! Yahoo! Non fare, John Wayne! Qui sui, Chuck. Mi trovo alle scuderie della scuola e chiedo rinforzi. Tre brutti ceffi a cavallo stanno dando la caccia a Linda. Mezzo un lupo nel motore. Stiamo arrivando, sui, Chuck. Oh, salve, figlioli. Come va il lavoro? Oh, presto, comandante Lazar. Tre uomini a cavallo stanno inseguendo sua nipote. Oh, cielo, che cosa mi state dicendo? Saltate a bordo, li taglieremo la strada. Ci sono sempre dietro, Champ. Yeah, yeah! Il percorso ad ostacoli, facciamogli vedere di cosa siamo capaci, forza! Avanti, uomini! Non dobbiamo farli scappare! Sono là, davanti a noi! Non starai pensando di... Io non mi faccio fermare da nessun ostacolo! Visto? Acciuffa i baoni!
Ok, vediamo quanti cavalli ha questo gingillino. Polizia! Vi fermerò io! Beccatevi a sto boom boom, amigos! Oh! Oh! Ehi, quello fa un gioco sporco! Colpiti e affondati! Ne ho avuto abbastanza! Il puledro è nostro! Avanti, uomini! Impugnate le mazze numero 9! Un primo colpo di avvicinamento! Un secondo colpo di avvicinamento! Un terzo colpo di taglio risolutore! Oh, e ora che faremo, signor Bola? Se le gemme vuoi recuperare, stavolta è il caso di filar! Guardate là, è Linda! Oh, Linda, ti hanno ferita, parlami! C'è... Dove sono? Oh, santo cielo, bisogna portarla all'ospedale al più presto! Mi dica, come sta, dottore? Oh, sta discretamente da un punto di vista fisico, ma non c'è dubbio che abbia subito un tremendo... Shock! Shock! Ecco, ti abbiamo portato qualche... Qualche rametto secco raccolto la notte di Natale. Dov'è, Champ? Sta bene il mio cavallo. Non gli succederà niente, è vero? Non temere, Zed. Io lo proteggeremo a scapito della nostra vita. Certo! Intanto io ne ho 9 come i gatti. Parla, Switchak! L'operazione Cavallo di Troia è alle gabbie di partenza! Bene, se quei furbacchioni osano avvicinarsi a Champ, gliele suoniamo! Sì! Ma che cosa mi combini? Ho perso la testa! Ho scoperto di essere allergico anche al fieno! Che semo! Portiamo via il puledro prima che qualcuno che veda! Immersione! Che? Si è libertato, non fatelo scappare! Operazione Cavallo di Troia iniziata! Tu ci sei, Calan? Il cannone a colla è carico e pronto, Tackleberry! Incolleremo al suolo quei ladroni. 10-1 che Mahoney e i suoi pagliacci sono a spassarsela altrove, invece di sorvegliare Champ. Ho proprio indovinato, signore, guardi! Pronti? Saltar! Hop! Se rapiscono il cavallo, se la prenderanno con me! Devo agire in fretta! È già in ritardo, signore. Gli salto in groppa e lo porto in salvo. Ci sono! Gli salto in groppa e lo porto in salvo! Bersaglio a tiro. È a meno di 50 metri. Fermi! Un intruso non identificato è entrato nel perimetro. È Harris. Magnifico! Quel babbeo manderà tutto a monte. No! Ehi, Senna! Ci sta rovinando il piano! Che strano. Ho sentito una voce. Se non scende, sentire anche qualcos'altro. Ciupimmo quel cavallo! Stanno arrivando! Muoviti! Ci siamo! Ho di nuovo il bersaglio a tiro. Pronti? Puntate! Puntate? Puntate cosa? Fuoco! Fatto! Saltiamo in aria!
Attendete, poliziotti, vi propongo uno scambio equo. È il cavallo per il vostro capitano. È un bel dilemma. Già, potete anche tenervelo. Mahoney! Diamogli anche Lazar. Non sopporto di vederlo in quello stato. Ok, ci stiamo. Coraggio, ragazzi, seguiamo le loro tracce. Ehi, e noi che facciamo? Champ, proprio la persona, cioè il cavallo che volevo vedere. Sono appena stato a trovare Linda. Oh, e come sta? Non troppo bene. Non fa altro che chiedere di te. Magari se tu andassi a farle una visitina si sentirebbe un pochino meglio. Vede, è impossibile, signore, perché io non sono Champ. È vero, neanch'io. Oh, beh, in questo caso non se ne parla nemmeno, ma che cosa è successo a Champ? I soliti cattivoni l'hanno rapito, signore. Non si preoccupi, lo salveremo e lo porteremo a far visita a Linda. Oh, lo spero davvero. Ehi, ci siamo! Ho individuato le tracce del camion. Questi speciali occhiali a infrarossi inventati dal professore sono una bomba. Tenetelo fermo, gli dobbiamo togliere il ferro se vogliamo riavere le gemme. Basta con queste visse. Pedro, vai dal veterinario, fate dare una dose di tranquillante. Sì, signor Bola. Hai visto per caso un cavallo bianco alto più o meno così? Un gran bel fusto, senti come fa. Non ci posso credere, ho preso anche appunti. Ti conviene parlare, altrimenti ti scorti la vena, hai capito? Le tracce portano a questa vecchia fabbrica. Meglio non rischiare, chiediamo rinforzi. Qui è Mahoney, forse li abbiamo trovati. Siamo al porto, alla vecchia fabbrica di fuochi d'artificio. Vi raggiungiamo. Fortuna per te che ci chiamano altrove. Ok, non fate rumore, li coglieremo di sorpresa. Oh, ragazzi, che botta! Scotta! No! Oh, è stato un incidente! Nulla di male, Hausa, addio sorpresa. Bravo sbirro, parole sante! E invece ne ho io una per vosotros! Oh! Oh! Ehi, non puoi fare questo ai miei compagni! Ti darò una lezione in puro stile Yankee! Quel sonnifero da cavallo dovrebbe tenerlo bonito. Ok, ragazzi. Fate buon viaggio! Ha un senso dello humor piuttosto esplosivo. Ci penso io. È inutile, dorme come un ghiro. Siamo spacciati. Aitawa era la nostra unica speranza, ma adesso è fuori combattimento. Forse riesco a rimetterlo in piedi. Datemi le manette. Cosa hai in mente? Fidati. Pedro, iniettagli la dose di soniferos. Arriva la protezione animali! Certo, vecchio mio, felice di rivederti! Che ne dici di andare a trovare la tua padroncina? Bisogna fermarli, rivoglio quel cavallo! Vola, certo! Vola! Non andranno lontano! Stupendo! Dai, Mahoney, ce l'hai fatta! Ok, e adesso preghiamo. L'hai agganciato! Lo adoro quando russa in questo modo! Ok, ragazzoni. Russa sbuffa e su quella miccia soffia! Che è
successo? Te lo spiego dopo! Ora liberaci da questa rete! Grazie. Ci sono sempre dietro! Voglio proprio vedere se riusciranno a prendersi! Abbiamo guardato dappertutto! Champ è sparito! Sentiamo se Zed e Switchak hanno avuto più fortuna. Parla Maoni! Avete visto Champ? Visto? Gli siamo in groppa e lo portiamo all'ospedale da Linda! Ma anche i banditi sono della nostra idea! Tranquilli, vi raggiungiamo! Ci siamo! Ecco l'ospedale! Sono entrati qui! Anna, Anna! Dove sono andati? Fate largo! Fate largo, c'è una donna in preda alle doglie! Tiene una panza incredibilmente grande! Deve partorire 3 gemellini, 2 maschietti, 1 femminuccia, Blastagno e Furia, e basta! Che signorita! Oh, via! Lei mi fa arrossire! Lo sapevo! Prendeteli! Forse cabrones, de là! Ormai siete in mano nostra! Esta è davvero la fin della vostra corsa, amigos! Che ne diresti di assaggiare qualche frittella? Vi dichiaro in arresto! Oh, si salvi chi può! Fermo lì, schifo! Ormai sei mio! Non ancora! Oh, se lo sto svegliando! Te l'avevo detto che ormai eri mio! Tu hai fatto questo? Certo! Con un aiutino da parte sua! Oh, caramba, caramba, caramba! Arrenditi, non hai via di scappo! Ti ripeto, con me non hai scappo! Questo dovrebbe fermarlo! Ti ho sistemato, stupido cavrone! Con me non hai scampo! Se la sta affilando! Avere le nostre 4 ruote! Sei accontentato, socio! Hai diritto a non parlare. Hai anche diritto a un avvocato e a un dottore della mutua di tua scelta. Champ, dov'è Champ? Non agitarti, Linda. Verrà e poi ti farà un bel nitrito di saluti. Avanti! Ta-ta! Champ, amore mio, sono così contenta! Ha già un altro visetto. Lo sapevo che vedendo Champ si sarebbe sentita subito meglio. Champ, sono stati giorni difficili. Potrai partecipare alle eliminatorie di domani. Si qualifica quindi per i giochi olimpici Linda Lazar. Ci sei riuscita, mia cara. Sono veramente fiero di te e di Champ. Oh, grazie, zio. Ma non ce l'avrei mai fatta senza i miei poliziotti preferiti. Già, e questi bravi ragazzi hanno anche recuperato le stelle del nord. Credo che terrò questo ferro di Champ come portafortuna. Oh, è stata una bazzecola. Oh, avanti, smettila, golosone. Non ho dimenticato le tue carote. Vediamo, dove le avrò messe? Ah, già, e adesso credo di ricordarmi.